vinciamo insieme. E l'appello rivolto dai calciatori dell'Ovidiano Sulmona ai tifosi biancorossi attraverso videomessaggi registrati da Federico Fanti, Alessandro Del Gizzi, Ennio Di Ciccio e Ristem Sciala, che a nome di tutto il gruppo invitano gli sportivi a stare vicini alla squadra in questo momento determinante del campionato. Ciao a tutti i tifosi biancorossi, vi aspettiamo al campo numerosi. Forza Sulmona! Tifosi biancorossi, mancano 7 partite alla fine del campionato. Abbiamo bisogno del vostro sostegno. Conquistiamo insieme questo traguardo. Forza Sulmona! I giocatori hanno bisogno del massimo incitamento nelle 7 gare rimanenti, 4 in casa e 3 in trasferta, a cominciare dall'anticipo di sabato prossimo, 19 marzo alle 15 al Pallozzi contro il Celano. I ragazzi di Aldo Di Corcia proveranno a prevalere contro i marsicani di Dario Celli che, a parte lo scivolone interno di domenica scorsa contro il Pucetta, in questo girone di ritorno hanno conquistato punti importanti e sono riusciti a fermare sul pari il Montorio. Una formazione da temere perché, come affermato da Di Corcia, il Celano... Penso che sia una delle squadre migliori del campionato di promozione. Tra i celanesi da segnalare la presenza dell'attaccante ex Nerostellati, Marcello Palombizio, classe 2003, messosi in evidenza con un gol all'esordio il 13 febbraio contro la Fucenze Trasacco e segnando anche contro il Montorio. Il tecnico dei sulmonesi Aldo Di Corcia sta preparando la sfida nel migliore dei modi perché in questa fase del campionato è vietato sbagliare per arrivare al big match con il Montorio del 24 aprile con un importante margine di distacco, attualmente di 5 punti. Tutte le partite saranno difficili ed in particolare quelle in casa che vedranno l'Ovidiana Sulmona affrontare dopo il Celano le squadre in zona playoff Pizzoli, San Gregorio e Montorio. I giocatori e la società si augurano che al Pallozzi possa esserci il 12° uomo in campo per vincere insieme.